Il nostro amato attore turco, come sappiamo, è arrivato in Italia da già ben 2 giorni e per lui un bagno di folla, fan estasiate e assembramenti proprio davanti all'hotel, ma soprattutto anche ieri davanti all'uscita di Mediaset dove ha registrato la puntata di C'è posta per te. Grazie a varie voci che girano sul web vi possiamo anticipare che proprio ieri Jean Yaman ha partecipato alla trasmissione C'è posta per te e invece oggi dovrebbe registrare sicuramente un'altra puntata proprio Verissimo con Silvia Toffanin, ma a quanto si dice proprio si mormora sul web pare abbia rifiutato l'invito di Barbarella Nazionale perché secondo le fan viene sessualizzato. Per quanto si parla, si dice proprio che è stata una scelta dell'attore turco non accettare l'invito di Barbarella Nazionale. Chissà come l'avrà presa, ma per lui in Italia sono arrivate tantissime fan ad attenderlo, come possiamo vedere in tantissimi video posti su pagine Instagram o anche su Facebook. Quindi per Jean Yaman un grande successo, come l'anno scorso anche quest'anno, però tutto questo successo non viene riscontrato in Turchia, dove l'ultima delle serie interpretate proprio dal bellissimo Jean Yaman con l'attrice Ogze Gurel, cioè By Yanelis, è stata addirittura cancellata. La soap che stava andando in onda in questi ultimi mesi in Turchia è stata proprio cancellata perché faceva pochissimi ascolti, il contrario proprio in Italia, perché con la soap opera Daydreamer è stata veramente un gran successo quest'estate, ma anche nei weekend possiamo dire che Mediaset non si può lamentare perché riceve tantissimi ascolti. Quindi ricapitoliamo brevemente, Jean Yaman sarà ospite a gennaio in una puntata di C'è posta per te con Maria De Filippi come tra virgolette regalo, ma poi lo vedremo subito in questa settimana, cioè il 3 ottobre in un'intervista speciale fatta proprio da Silvia Toffanin a Verissimo. Quindi per vedere diciamo la sua agenda e per sapere che altri movimenti farà il nostro Gian, io vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, lasciatemi un like di supporto e vi aspetto per tanti altri prossimi video.